Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TG Med. Iniziamo subito parlando di immigrazione clandestina perché dopo giorni di relativa calma sono ripresi in massa gli arrivi sulle coste siciliane. Pensate che in poche ore, ovvero in appena una notte, sono state soccorse oltre 800 persone che si trovavano su differenti barconi. Due navi della Marina Militare hanno recuperato 400 immigrati, due motovedette della Guardia Costiera ne hanno invece presi a bordo altri 250. Un pattugliatore ne ha soccorsi altri 90, infine un mercantile ha soccorso 80 migranti che erano su un barcone in difficoltà a 110 miglia a sud di Lampedusa. Adesso si apre un altro passaggio, ovviamente quello dell'accoglienza, perché di sicuro alcuni degli immigrati saranno portati sull'isola, per gli altri la destinazione invece è ancora tutta da decidere. Per l'omicidio di Antonio Morgana, il 17enne ucciso ieri in contrada Ciotta a Palma di Montechiaro, la polizia ha fermato Calogero Napoli, 62 anni. L'uomo, proprietario dell'abbandonato ristorante e pizzeria di contrada Ciotta, dove cinque ragazzi si erano riuniti, temendo nuovi furti nello stabile, non appena aveva visto la comitiva, ha iniziato a fare fuoco all'impazzata. Una decina i colpi che ha complessivamente esploso con la sua pistola, quattro hanno colpito alle spalle e alla nuca Antonio Morgana, 17 anni, mentre uno ha ferito un giovane di 22. Sei in tutto i bossoli che la polizia ha ritrovato sul selciato, la pistola invece al momento non è stata ancora trovata. L'uomo è stato condotto poi nelle carcere Petrusa di Agrigento. I carabinieri hanno fermato in provincia di Palermo due ragazzi ad un posto di controllo lungo la statale 188 vicino a Prizzi. Dapprima incuriositi dalla targa quasi orizzontale della moto su cui viaggiavano e poi insospettiti dall'atteggiamento nervoso dei due, i militari hanno deciso di approfondire il controllo ritrovando ben 42 grammi di marijuana, poi posti sotto sequestro. I due sedicenni originari di Corleone sono stati così tratti in arresto per detenzione illecita di droga. Adesso si trovano nelle carcere minorile Malaspina di Palermo. Siamo alla politica. Antonello Cracolisci del Partito Democratico è stato eletto presidente della prima commissione affari istituzionali all'ARS. Cracolisci ha ottenuto 9 voti, 6 sono state invece le schede bianche. La prossima settimana intanto Sala d'Ercole affronterà la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della regione Crocetta. Presentata dai 5 Stelle e dalla lista Musumeci, adesso la mozione vede anche l'appoggio del PDL. Nei mesi scorsi, soprattutto nel periodo estivo, si era registrata a Palermo una serie di furti in diversi alberghi. Uno dei rapinatori adesso è finito in manette. La sicurezza con cui il ladro ha sfidato le telecamere di sorveglianza di un hotel gli è infatti costata molto cara. Le rimprese hanno immortalato tutte le fasi della rapina. La polizia così è riuscita a risalire ad Alfonso Vassallo. Per il rapinatore sono scattate le manette. Hanno messo in salvo quasi tutti gli abitanti di due palazzine poi crollate in via Bagolino la notte del 17 dicembre 2012. Adesso la squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo è finalista del concorso internazionale World of Firefighters 2013. Il concorso infatti premia il team dei Vigili del Fuoco a livello mondiale che si è particolarmente distinto per la propria opera. Quest'anno appunto tra le 10 squadre finaliste, tutte scelte da una giuria specializzata, è stata selezionata anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Palermo, che poi è risultata la più votata nel pubblico online. Questa per il momento era l'ultima notizia del TG Med. Tra gli appuntamenti con l'informazione vi ricordiamo come sempre quello delle 13:35. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.